Se si desidera leggere attraverso l'ambiente di studio e Alfa Reader un testo che è stato scansionato tramite il proprio scanner di casa, è necessario essere in possesso di un riconoscitore ottico dei caratteri, cioè un OCR. Vediamo come funziona OmniPage, l'OCR in vendita tramite le edizioni Ericsson. Abbiamo scansionato due libri, uno solo testo, e uno con testo e immagini. Se proviamo ad aprire i documenti all'interno dell'ambiente di studio, ci apparirà un messaggio in cui ci verrà detto che il formato in cui è stato salvato il testo non è valido in quanto si tratta di un'immagine. L'OCR permette al nostro computer di riconoscere del testo che si trova all'interno dell'immagine. Noi dobbiamo aprire il documento all'interno del nostro riconoscitore ottico. Tramite la funzione immagine di pagina possiamo avere un'anteprima dell'immagine che abbiamo scansionato e intervenire su questa, ad esempio definendo un'area da elaborare o viceversa definendo un'area da ignorare. Queste nostre scelte possono essere applicate o alla singola pagina tramite le impostazioni o a tutti i documenti che abbiamo scansionato. Scegliamo ad esempio di escludere dalla scansione la testatina e avviamo il nostro OCR. Il testo viene scansionato. E a questo punto possiamo semplicemente salvare il file, dare un nome, scegliere il formato, per cui non possiamo esportare solamente come file PDF, ma in diversi formati, e cliccare su OK. A questo punto possiamo aprire il nostro documento all'interno dell'ambiente di studio. E posizionando il cursore possiamo avviare la lettura. Per essere in grado di giocare correttamente con gli altri bambini, dobbiamo saper comunicare e comprendere anche le regole sociali più invisibili. Lo stesso può essere fatto anche con documenti più complicati, quando cioè abbiamo dei testi che al loro interno hanno anche immagini o, come nel nostro caso, delle carte. Allo stesso modo potremo decidere che ci interessa esclusivamente il testo, quindi a differenza di prima, decideremo di prendere all'interno della nostra scansione esclusivamente la parte centrale della pagina. Potremo avviare l'OCR. Al termine della scansione potrà esserci sottoposto una finestra di dialogo dove dovremo aiutare il riconoscitore a comprendere determinati caratteri che non sono stati correttamente compresi dal programma. Per cui potremmo decidere se ignorare oppure cambiare e accettare la correzione. Altre volte certe parole a causa di particolari caratteri o impostazioni potranno non essere riconosciute e andranno ridigitate. Al termine, come in precedenza, sarà sufficiente salvare il file, scegliere il formato, salvare e anche in questo caso saranno state scansionate esclusivamente la parte che abbiamo richiesto, quindi il testo escludendo le cartine, testatine e numeri di pagina, e il file sarà leggibile tramite
fa ridere. A quel tempo la Grecia era abitata da diverse popolazioni, tra le quali c'erano i Dori, gli Eoli e gli Ioni.